che si crei un nuovo frantoio, il fatto che si raccolga l'immondizia con gli asini o altre cose simili, il fatto che nelle nostre terre si riattivino dei mestieri scomparsi anche grazie ai migranti, bene che sia così, no? E la fantasia va, poi galoppa. Come funzionano come le cose attualmente? Parlando di migranti, ci sono un migliaio e più di richiedenti asilo in provincia di Como, concentrati nelle mani di poche cooperative, Intesa Sociale, Luigi Cappiaghi per chi lo conosce, cooperativa Exitus, un centinaio di persone, Intesa Sociale ne ha circa 700, Exitus ne ha un centinaio, poi c'è la Simple Case, ci sono le ACLI con numeri molto più bassi. L'accoglienza attuale, non si può chiamare accoglienza, è di un profilo bassissimo. Alle cooperative che fanno accoglienza si chiede vitto, alloggio, portare la gente in questura, la tessera sanitaria, poco più. Non si chiede scuola, non si chiede formazione professionale, non si chiede un tubo. Quindi questo tipo di accoglienza non è accoglienza, è buttar via il tempo, buttar via i soldi, con risultati bassissimi. Questo è il livello in cui l'Italia attualmente naviga. E poi si va a penalizzare gente come Mimmo Lucano, che hanno fantasia e creatività. Cioè, coloro che bisogna processare sono quelli che hanno pensato i CAS, i centri di accoglienza straordinaria in questo modo, quelli che hanno pensato i SPRARS, i PROINI, che sono a livello superiore, quelli che hanno pensato i CPR, i centri per il respingimento. Sono queste qua le persone da processare, perché hanno ridotto il migrante a una persona a cui riempire la pancia. E poi il popolo italiano va bene così, quei pochi che vanno a votare, la metà degli italiani vota spesso male, quindi di fondo quanto accade nell'accoglienza migranti è lo specchio dell'Italia, così come noi vogliamo che vada, così come la maggior parte delle persone. Attualmente siamo in una fase di stagnazione incredibile del livello dell'accoglienza, più bassa di così non può esserci. Chi è accolto viene lasciato dormire nei centri di accoglienza, i maggiorenni, parliamo, viene lasciato far nulla, pochi organizzano la scuola, magari poi si organizzano la scuola è poco frequentata, ricerca lavoro, formazione professionale, se uno la voglia se lo trova per conto suo, ok, altrimenti niente da fare. Case, ce ne sono all'infinito e che potrebbero dare dignità alle persone, ALER, comuni e anche privati preferiscono lasciarle marcire, non ristrutturarle piuttosto che metterle a disposizione di potenziali persone pericolose, e per cui è così, è con una ruota che gira male, che non vuole sbloccarsi, ma forse perché così va bene il grosso degli italiani. Allora cosa fare? Ecco, secondo me la parola giusta è la parola lotta contro questo sistema iniquo. La parola di reazione, ovviamente reazione non violenta, verso il sistema iniquo, che di disprezzo per le persone. Reazione politiche migratorie che sono sbagliatissime in Italia, che criminalizzano migranti, no? Qualcuno a Cutro ha detto: ma perché sono venuti, no? O ce la si prende con i trafficanti, ma siamo pazzi a prendersela con i trafficanti. Con chi sulla nave porta qui questa gente, poi a volte muore anche lui in mare nello stesso naufragio. Quindi sono politiche migratorie italiane, ecco, senza prospettiva, sono subite, i processi migratori sono subiti, non si ha un'idea chiara di quello che vogliamo l'Italia sia. Non si osa ancora parlare di migranti come potenziale risolutore in parte del calo demografico enorme nei nostri paesi e delle nostre città. Ecco, non si osa perché la maggioranza degli italiani gli va bene così. Quindi anche altri partiti che potrebbero osare di più di fatto non osano, per non perdersi l'elettorato, perché in fondo a me sembra tanto si faccia in funzione di quanti voti prendo, quanti voti perdo, e non dell'Italia che vorrei come fosse fra 10, 15 e 20 anni.
Quindi la situazione attuale è proprio una situazione di grave stallo. Mi sembra che anche le cooperative che nel passato avevano un po' più di verbo, un po' più di voglia, un po' più di, si sono un po' assuefatte al clima, anche esse si barcamenano e c'è questa tendenza così abbastanza al piattume generalizzato. Ecco, occorre reagire a questo, occorre reagire in tutti i modi, e ripeto, la parola lotta è la parola da ritirare fuori, lottare contro questo sistema iniquo, lottare facendo cose come le fa Mimmo Lucano, come le stanno facendo altri, e lottare perché si arrivi nei palazzi del potere a cambiare le strategie migratorie. Quella cosa al momento, ecco, non si vedono grandi prospettive di cambiamento, ecco, perché ripeto, al grosso degli italiani va bene così. Comunque bisogna reagire, ecco, noi siamo qui, penso che abbiamo tutti quanti le stesse idee, ecco, bisogna portarle fuori, bisogna diventare forza di pensiero, fare delle proposte concrete, delle possibilità in cui l'accoglienza sia fatta veramente bene in modo promozionale, ecco, proporle, farne parlare, coalizzarsi e soprattutto riprendersi un po' in mano, ripigliarsi, perché ripeto, la tendenza anche in quelli che anni fa sembravano essere persone ben intenzionate, ben motivate tra quelle delle cooperative, mi sembra, ripeto, abbastanza adesso discendente e rassegnata. Grazie.